alle 16:41 minuti. Buon pomeriggio, amici telespettatori, siamo qui in diretta dallo studio 3 di Via Teulada. Lino che corre da qui. Il nostro composite sul podio di Italia Sì virtualmente c'è una baronessa. Eccola qui. La baronessa Virginia Santaniello, discendente della baronessa per la precisione. Signora Virginia, buonasera, buon pomeriggio, anzi benvenuta qui a Italia Sì. Buon pomeriggio. Eccola qui. Allora, lei è qui sul nostro podio virtualmente perché ha un grande dubbio. No? Qual è questo dubbio? È un dubbio che dura da tantissimi anni e che attanaglia la nostra famiglia. Incantesimo sì o incantesimo no? Incantesimo sì o incantesimo no? Allora, adesso qui si può prendere anche in modo molto leggero e così la prenderemo. Però c'è una storia, ci sarebbe un incantesimo su questa famiglia che porterebbe tutte le donne della famiglia a soffrire per amore. Raccontiamo bene la storia e poi sentiamo meglio la baronessa. È il 1837, siamo a Tavenna, in Molise. In un antico palazzo nobiliare vive felice la famiglia Angelucci. Donna Raffaella, la baronessa Piccirilli di Rocca Stinalveda, dà alla luce una bimba, Giacinta. Ma un giorno, secondo i racconti, una strana donna di passaggio, gelosa forse di tanta serenità, avrebbe fatto loro un maleficio. Indicando la culla dove Giacinta riposava, avrebbe lanciato questo maleficio. Che siano per sempre tristi e sole le donne di questa famiglia. Trascorrono gli anni, nessuno pensa più a quell'augurio crudele. Giacinta cresce, si sposa, mette al mondo 6 figli, 5 dei quali però muoiono prematuramente. Solo una, Elena, arriva al matrimonio con un ricco notaio romano. Nasce una figlia, Itala, ma il rapporto naufraga poco dopo e la giovane si rifugia per sempre in solitudine nel castello di famiglia. E quando anche Itala diventa adulta, rimane vedova prematuramente. Si cerca di capire che cosa possa spezzare quella infinita catena di dolori e lutti. Viene consultato un sapiente dottore di scienze occulte, il quale, dopo aver studiato a fondo il caso, sentenzia: solo un grande amore potrà sciogliere il presunto maleficio. Passano gli anni, nasce Anna e da lei Virginia. Siamo arrivati agli anni 60, quando un giorno l'anziana bisnonna Elena racconta alla bimbetta la storia della donna cattiva. E mettendola in guardia le dice: ricordati cara, solo un grande amore corrisposto potrà sciogliere l'incantesimo. E da allora, signora Virginia, che cosa è successo? Grazie, è stato molto bello rivedere la storia della mia famiglia. E cominciamo da me, ripartiamo da me. Sì. La storia della mia famiglia dice che io possa essere la reincarnazione di Giacinta, sposata come lei a 17 anni, anch'io 3 figlie femmine, e però poi una serie di dispiaceri, di dolori, di solitudine cominciano ad attanagliare la mia vita. E purtroppo dopo il primo divorzio perdo un compagno. Dopo la perdita del compagno perdo l'amore della mia vita, mio marito. E poi ancora, dopo un po' di tempo, mi lego telefonicamente ad un collega con il quale mi sento e il quale si sente in questa storia, si sente coinvolto e mi dice: io voglio interrompere l'incantesimo e verrò da te a Maratea. Purtroppo non è mai arrivato a Maratea. Ora, sarà vero, non sarà vero questo incantesimo della mia trisnonna Giacinta? E però io ho un po' paura, perché la mia vita è stata esattamente come quella donna. Quindi la sta condizionando pesantemente tutto questo? Come lei dice, non voglio crederci, non è vero, ma
la sua vita, insomma, non è felice dal punto di vista sentimentale, a quanto ho capito, e lei vuole capire che cosa sta accadendo. Allora, noi abbiamo in collegamento, adesso gli diamo la parola, il rappresentante del CICAP, dalla sede RAI di Genova, si chiama, eccolo qui. Buonasera, signor Silvano Fuso. Buonasera a voi e ai telespettatori. Allora, voi vi occupate un po' di queste cose, di togliere di mezzo tutto ciò che può sembrare vero, ma non avrebbe fondamento. Prima volevo sentire le nostre voci. Vi ha colpito questa storia, immagino, Monica? Ti ho visto molto toccata, diciamo. Beh, sicuramente. Insomma, già i bambini si raccontano di solito queste favole che sono un po' inquietanti. E in questo caso è proprio la storia della famiglia. Ora, chiaramente, non voglio credere a tutto quello che è la superstizione, il maleficio, per carità. Però, ecco, diciamo che anche gli uomini che le sono stati accanto non sono stati proprio fortunatissimi, no? Cioè, ho capito che lei ha perso quanti mariti e compagni? Tre. E ecco, poi c'è questa storia, sì, questa quindi storia non è riuscita recente, a consumare questo amore fino in fondo. Nel momento in cui quest'uomo dice venga a conoscerti, poi anche lì succede. Signor Silvano, eccolo. Ci dica lei, eccomi, insomma, sì, sì. Come facciamo a rompere questa bolla nella quale siamo immersi in questo momento? Certo, ma dunque io citerei un mio illustre concittadino, io sono genovese, e citerei Fabrizio De André. De André nel 1967 scrisse una canzone celeberrima che si chiama Preghiera in gennaio. La scrisse in memoria di Luigi Tenco, che era un suo grandissimo amico. C'è un verso di questa canzone che dice: l'inferno esiste solo per chi ne ha paura. Secondo me la stessa frase si può applicare tranquillamente agli incantesimi, ai malefici, nel senso che se uno ci crede veramente finisce col condizionare la propria vita e in qualche modo rovinarsela con le sue stesse mani. Nella vita succedono purtroppo anche tanti eventi negativi. Molto spesso avvengono in maniera assolutamente casuale. Se uno è convinto, no, di essere vittima di un maleficio, interpreterà qualsiasi evento della propria vita in quest'ottica, stabilendo erroneamente dei rapporti di causa ed effetto, rapporti che in realtà non esistono assolutamente. Sono le famose profezie che si autoavverano, insomma, uno nel senso che si convince di un qualcosa. Gli psicologi hanno chiarito da tempo proprio questi meccanismi mentali che sono alla base delle cosiddette profezie che si autoavverano. Cioè il fatto stesso di credere ad una cosa fa sì che questa cosa si verifichi. Certo. Anche Virginia, gli antropologi conoscono bene questi meccanismi. Questi meccanismi di psicologi. Signora Virginia, lei si è antropologi... mai chiesta se lei stessa sta un po', si sta autocondizionando? Si sta convincendo di essere una reincarnazione e sta danneggiando da sola la sua vita? Guardi, si figuri se voglio danneggiare la mia vita. Questo sarebbe l'ultimo dei miei pensieri. E che purtroppo mia madre, la nonna, la bisnonna, la mia trisnonna, e purtroppo abbiamo tutti avuto questi dolori. Non vogliamo crederci, però intanto si sono verificati. Dal 1837. Ecco, è possibile, Cicap, è possibile che addirittura dentro la famiglia si crei questa catena per cui si tramanda di madre in figlia, alla fine tutti si convincono di questa maledizione? Ma come dicevo, purtroppo la vita molto spesso ci riserva episodi estremamente negativi. Però dipende moltissimo proprio dal modo in cui noi affrontiamo questi episodi negativi. Sono meccanismi psicologici che avvengono non in maniera consapevole, perché chi appunto crede in queste cose ha un atteggiamento già di per sé magari negativo nei confronti della vita. Sono stati fatti studi anche proprio sul campo, quindi da un punto di vista sperimentale. Per esempio, ci sono persone che si autodefiniscono sfortunate, altre persone che invece si autodefiniscono fortunati. Che c'è, Mauro? Esaminando proprio il comportamento di queste persone... Scusi, Silvano,
con tutto il rispetto per la sua disamina. Quella roba là. Mi perdoni, siamo esseri razionali. Intanto complimenti alla gentile nobildonna che è di un fascino senza confini e che troverà sicuramente un nuovo amore. Lei può rompere qualsiasi incantesimo, perché con il suo fascino, la sua allure e il suo carisma può interrompere se mai c'è un maleficio, ma il maleficio non c'è. Se vuole, può magari preventivare per il prossimo fortunato, perché tale sarà il suo compagno e poi eventuale marito, con un piccolo contrattino privato, dove nel caso dovesse accadere qualcosa alla salute del congiunto, stabile in affetti, lei sarà in grado di magari fare un altro sortilegio per farlo guarire improvvisamente. Non s'ammalerà nessuno, se non il destino, che decide per, non per noi, e noi non decidiamo per come possa essere indirizzato. Ma non abbia paura del passato, lei è talmente bella che ha un luminoso futuro davanti, davvero molto affascinante. Mi raccomando, signora nobildonna, non faccia l'errore di credere in queste, posso definire, sciocchezze? Perché siamo esseri razionali, questo ci differenzia dagli animali, anche se gli animali a volte ragionano molto più di noi. Complimenti, e mi raccomando, se pubblica la data di nozze prossimamente, ci inviti tutti quanti, noi veniamo a distanza regolamentare, visto il periodo. Grazie, grazie infinitamente, grazie. Signora Virginia, posso aggiungere un'osservazione? Dica, ma... Prego, allora, ci sono gli UFO che arrivano. Prima, no. Senta Silvano, c'è qualcuno che vuole rompere comunque questo incantesimo andando nella direzione che dice Silvano Fuso, cioè non certo, bisogna certo, più crederci. Basta non crederci, l'incantesimo svanisce. La nipote Viviana, è proprio come sta dicendo lei, ascoltatela. Ciao nonna, ti mando questo video messaggio semplicemente per dirti che il vero amore esiste. Non c'è alcun maleficio incantesimo che possa spezzare la magia del vero amore. Io non ci credo, i malefici non esistono. Esistono solo se ci si crede. Per questo ti auguro di trovare la persona del tuo cuore. Che cosa rispondiamo a Viviana, Virginia? Evviva l'amore, evviva i giovani, evviva il futuro. Questo è lo spirito giusto. Sono sicuro che è d'accordo anche Silvano Fuso, che ringrazio del CICAP. Quello che ho detto all'inizio, basta non crederci e gli incantesimi svaniscono. Guardate, questo che dice Fuso è importante, perché tutti noi a volte ci disegniamo nel modo sbagliato rispetto a noi stessi, ci guardiamo nel modo sbagliato. Invece, come dice Mauro, guardiamoci quanto siamo belli e quanto la nostra vita sarà luminosa. Grazie a tutti, un abbraccio alla baronessa Virginia Santaniello.